Dopo lo stop al reddito di cittadinanza per 169.000 famiglie, sono previste in diverse città italiane manifestazioni e sit-in. Le prefetture sono allertate per garantire la sicurezza delle sedi IMSS e degli operatori. Il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari ribadisce che la modifica tutela i fragili, mentre secondo la CGIL centinaia di migliaia di persone nei prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni. Per il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, si tratta di una guerra ideologica sulla pelle dei poveri, mentre Fratelli d'Italia chiede di istituire una commissione d'inchiesta sui mancati controlli alla misura.